Ciao ragazze, vi registro rapidamente il video dei pochi prodotti finiti nel mese di luglio, in quanto domani devo partire per le vacanze, starò via 10 giorni e non mi va di tenere in casa ancora flaconi di roba vuota. Scusate per l'abbassamento di voce, ma tra aria condizionata e varie cose in questi giorni sono davvero distrutta. Comunque partiamo con i prodotti. Allora, il primo è questo bagno doccia che non avevo scelto io, l'aveva preso mia madre, uno dei bagno doccia dell'ultra dolce. In questo caso lei ha preso questo limone a sambuco, rinfresca e tonifica. Era un gel, appunto. Questo è mezzo litro di prodotto. Questo è senza parabeni. Che dire, lava molto bene, ha un profumo veramente rinfrescante e tonificante. Deterge molto bene, ora che c'è un gran caldo io l'ho fatto fuori in una decina di giorni, forse sì, 10 giorni. Appunto sì, è un buon prodotto. Magari più avanti, quando finirà questo caldo intenso, proverò quello al miele, mi interessa molto. Forse quello agli oli meravigliosi, mi sembra, quello all'argan. Quei due mi interesserebbe provare gli altri, insomma, soprattutto quello al miele, anche quello all'argan. Ok, poi il secondo bagno doccia è questo, che vi avevo mostrato recentemente in un video haul fatto da Ticotà, dell'Angelica, della linea Frutta Viva, alla pesca. Con azione detossinante con complesso fitocomplesso Fruitlange, praticamente questo aveva tutti degli ingredienti di questo complesso Fruitlange che aiutava a detossinare la pelle. Era senza parabeni, senza paraffina e senza siliconi. Di questa linea l'hanno fatto anche al cocco e al pompelmo, che io ho acquistato, ve l'ho sempre fatto vedere in altro video, ma che non ho ancora iniziato ad utilizzarlo, quello al pompelmo. Poi ho terminato, ve l'avevo fatto vedere in un video haul verso marzo, aprile mi sembra, da un brevissimo video haul fatto da CAD per segnalare appunto questa linea in offerta limitata di questi prodotti Mantovani ricordi d'infanzia. In un altro video dei prodotti finiti avevo finito il bagno doccia, ora ho finito il sapone liquido di questa linea ricordi d'infanzia, ultra delicato, e appunto ha il profumo di talco con olio di mandorle dolci, dermoprotettivo, ipoallergenico, nickel tested, senza parabeni. Questi erano 300 ml. L'ho pagato 3,90 centesimi e 120 e l'euro 20. Ora non ricordo di preciso, comunque l'avevo detti i prezzi, l'avevo detti in quel video lì. Che dire, è buono, molto delicato, ma lava molto detergente. Sembra che non che perché sia delicato non lavi, in realtà lava molto bene. Non lo ricompro unicamente perché era un'edizione limitata e non so se e dove la ritroverò, ma se la dovessi ritrovare potrei pensare di riacquistarlo. Poi mia madre, soprattutto, io l'ho usata poche volte, ha finito questa crema della Nivea idratante intensiva. Questa è quella rosa, con la scatoletta all'esterno rosa per pelli secche e sensibili. Che dire, io la uso ogni tanto la sera perché in questo caldo d'estate, di giorno improponibile, perché è una crema molto ricca, molto nutriente. E mia madre la usa come base trucco, io la uso soprattutto in autunno e in inverno. Comunque in generale è molto buona questa crema, è ottima. Poi un'altra che avevo preso con una cartolina da Bottega Verde per lei, appunto, per mia madre. Io ho provato, non l'ho mai applicata, mai, nemmeno una volta, ma ho sentito l'odore, ha un odore, cioè puzza questa crema, secondo me. L'ho presa in offerta a 4,99 ed è questa viso crema giorno, crema viso giorno antietà, la rosa moschetta elasticizzante. E con vitamina E, appunto, e olio di rosa moschetta. Ha un odore, io non so spiegarvelo, ma acido di rancido di, non so spiegarvi.
un odore come dire, come di crema, come di prodotto andato a male, non lo so, questo odore di rosa moschita un po' acidulo, ma un acidulo, non lo so. Ecco, io l'avevo presa con lei, ma sicuramente non la ricomprerò. Poi, sempre in un video haul di Gotà, recentemente le ho fatto vedere questo colluttorio della Aquafresh Intense Clean, freschezza immediata in tutta la bocca, da 500 ml, pulizia profonda, alito fresco, smalto rimineralizzato, protezione di lunga durata, azione antibatterica. E io l'ho preso a 1,99 € perché quel video, come ricorderete, se andate a riguardarlo, non mi ricordo qual è, avevo comprato già un sacco di roba. Io in genere compro quello dell'Oral-B, ma costa 2,99 € o 3,20 €. E ho voluto prendere qualcosa di più economico e non ha nulla da invidiare anche questo a quello dell'Oral-B. Rinfresca veramente molto, ma non vi lascia quell'effetto di bocca, non vi brucia la bocca, ecco, non brucia la bocca, è delicato. Che dire, potrei pensare di tornare avanti e comprare questo al posto dell'Oral-B. È un buon prodotto, insomma. Io ve lo consiglio se non volete spendere troppi soldi. È veramente ottimo. Poi ho finito questo dentifricio multiprotezione carie gel con prolo attivo della Z, appunto. Era un gel. Io prediligo i dentifrici in gel alla menta. Avevo trovato la confezione, ho acquistato la confezione da 6 di questi in offerta a tipo 4 euro all'Interspar. Questo è il primo che finisco. E che dire, è abbastanza buono, abbinato a un buon colluttorio. Non è rinfrescante come il Colgate Max Fresh, per esempio, ma abbinato a un colluttorio buono come quello dell'Oral-B, va più che bene. Poi, vabbè, ho finito questo pacco doppio di linee seta ultra normali con ali, niente da dire, semplici assorbenti. Poi ho provato due prodotti nuovi alimentari, ce ne sono solo due di alimentari. Uno è una bevanda ed è questo succo di frutta alla fragola della Pfanner, preso all'Ipertosano per circa, mi sembra, 1,50 € o 1,25 €. Comunque questo era 1 litro di prodotto e appunto è una purea di fragole e gli ingredienti sono questi qui in italiano, ma ve li leggo io. È il 30% di frutta in totale, quindi acqua, purea di fragola 15%, poi c'è purea di mela, zucchero, succo di fragola da concentrato, che è il 5%, succo di cannottarena concentrato, acidificante acido citrico, succo di melagrana concentrato, vitamina C aroma, senza glutine, questo è senza glutine. Che dire, è veramente molto buono, un gusto diverso, delicato. Ne ho presi altri due, ma li sto centellinando, ne ho altri due da aprire. Va molto bene secondo me se avete un bambino piccolo, un nipotino piccolo, perché ha un gusto molto dolce, molto delicato. È come un frullato, come tipo di sapore, ecco. E per ultimo, ma non per importanza o per, è questo dessert di soia della Alpro al cioccolato che io avevo trovato in offerta, non in una classica catena di supermercati, ma all'INS, al Discount INS. C'era uno stand dove c'era questo al cioccolato così, c'era quello al cioccolato fondente e quello alla vaniglia. Ce n'erano quattro dentro, non so se si vede. Se c'è scritto qualche parte, sì.
per 125 mg per 125 grammi ciascuno. E che dire, io ho scartato quello alla vaniglia perché temevo avesse un gusto troppo scialbo. Quello al cioccolato fondente non sapevo se avesse un gusto troppo forte. Questo invece devo dire che mi è piaciuto ed era buono. Era buono, non ha neanche troppe calorie perché ciascuna di queste coppette ha 104 calorie. Infatti qui scrive naturalmente povero di grassi. Eccolo qua, c'è scritto tutto. Buono per te, è naturalmente povero di grassi. 100% vegetale, senza coloranti e conservanti, nutriente e fonte di proteine della soia che contribuiscono al mantenimento della massa muscolare, quindi ideale forse per chi anche fa sport, per chi fa attività fisica, facile da digerire perché naturalmente privo di lattosio. E poi va bene, è anche Good for the Planet, è anche ecosostenibile perché appunto dice i prodotti Alpro utilizzano meno terra e acqua e producono meno anidride carbonica rispetto ai prodotti con latte vaccino. Quindi mi sembra che questa confezione di qua da 4 io l'ho pagata sui o 2,90 euro, 2,90 euro mi sembra, non più di 3 euro. Mi sembra 2,90, ma al massimo a prezzo normale mi sembra che siano tra i 3 e i 3,50 euro e 4 euro nei comuni ipermercati. Bene ragazze, allora io ho finito i prodotti finiti, appunto. Ho terminato ovviamente dei bagnoschiuma. La crema della Rosa Moschetta è l'unica, appunto, io non ve la consiglio perché ha un profumo nauseabondo, a parte il costo che questi prodotti in generale della Bottega Verde vanno presi con gli sconti, ma questa proprio ha una puzza tremenda. Invece è buona quella che ho provato già, sono buone quelle al miele, quella alla mandorla, e io ho provato anche quella al riso Venere, quelle sì sono buone, ma questa pensavamo fosse buona, ma non lo so. Magari mia madre la vorrà ricomprare per sé, ma io personalmente, ecco, non l'andrei mai a riutilizzare. Bene, vi saluto e ci rivedremo in agosto con qualche altro video, insomma, ritorno dalle vacanze. Nel frattempo, se qualcuna di voi è in partenza, auguro buone vacanze, buone ferie e buon riposo anche a voi. Ciao! Un grande abbraccio a tutte e a presto!